serie bwin, tutti i colori della passione. Conservare il terzo posto per raggiungere da protagonista il traguardo playoff, evitare dall'altra parte la quinta sconfitta di fila per non rivivere i pericolosi incubi. Per la 36esima giornata della serie bwin va in scena Novara-Piacenza. Situazione di classifica diversa per le due squadre, con Tesser che propone un 4-3-1-2 che deve fare a meno di Gonzalez, squalificato, oltre a Pinardi e Sciaia non disponibili, mentre un 4-4-2 è quello di Madonna e il suo Piacenza, che proviene da 4 sconfitte di fila. Dopo 10 secondi subito la prima emozione, con Motta che calcia di sinistro e Cassano si oppone. Sarà estremo protagonista il portiere del Piacenza durante tutto l'arco dell'incontro. Al sesto minuto ancora Rubino con il destro dal limite, deviazione vincente di Conte che manda la palla in angolo. La risposta di Caccia che crossa la palla, attraversa tutto lo specchio della porta ma non trova la deviazione di Piccolo, ma al decimo è vantaggio Novara con Rubino che di testa tutto solo in area piccola trova l'1-0 per i padroni di casa. Rivediamo il gol di Rubino, è il sesto sigillo stagionale per il capitano del Novara. Lasciato solo in area colpevolmente dalla difesa piacentina, il Novara continua il suo pressing incessante. È Motta che cerca il doppio vantaggio di testa al 15esimo minuto, nulla da fare però. Poi a Gemiti dalla sinistra, cross di Mancino, arpiona il pallone, Bertani che lascia partire un destro e Cassano trova una grandissima parata. Rivediamo il prodigioso intervento del numero 1 piacentino. Poi è Caccia che con una sforbiciata magica in area di rigore trova la pronta risposta di Uicani. Rivediamo il bel gesto atletico del numero 9 piacentino, è il preludio al gol perché sul conseguente calcio d'angolo è Bianchi che trova l'inzuccata giusta, palo e poi rete. È l'1-1 per il Piacenza che aveva subito l'iniziativa dei padroni di casa per tutto il primo quarto d'ora, ma che al 26esimo, dopo aver messo la testa fuori dal guscio, trova il pareggio. Ma è ancora Novara con una reazione rabbiosa, ci prova Motta col destro, Cassano ancora lui, prodigioso. E sul finire del primo tempo è Bertani ancora col suo magico destro che però trova il palo e poi Cassano si ritrova il pallone fra le braccia. Nel secondo tempo si riparte con un ritmo scoppiettante, è subito il Novara che trova il gol del vantaggio con Motta che si inserisce nel rigore col Mancino, indovina l'angolo giusto. Anche in questo caso la difesa del Piacenza si addormenta, Motta tutto libero di controllare il pallone e di siglare il 2-1, è l'ottavo sigillo stagionale per l'attaccante trasformato in trequartista da Tesser. Ma il Piacenza pareggia praticamente subito perché 3 minuti dopo Guzman col suo Mancino trova su punizione dal limite. Rivediamo, eccolo qui, il gol di Guzman, non esente da colpe Uicani questa volta. Non si aspettava di certo la conclusione del Mancino, attaccante del Piacenza. Al 62esimo Bertani col sinistro, Cassano su primo palo fa buona guardia, ancora protagonista il numero 1 del Piacenza. E poi al 90esimo Morganella sulla destra mette in mezzo un interessante pallone, però Scavone non ci arriva. E dopo 4 minuti di recupero, titoli di coda al Silvio Piola, 2-2 il finale con il Novara che ha di che rimpiangere per le numerose occasioni sprecate. Prezioso pareggio invece per il Piacenza che ritorna a respirare aria di salvezza.